Si chiamava Mitch Petrus, aveva 32 anni di età, era l'ex stella della NFL che nel 2012 vinse il Super Bowl con i Giants. Era campione di football, si è sentito male dopo aver trascorso tutto il giorno a lavorare nel negozio di famiglia. La sera a casa ha avvertito il malore, un colpo di calore, è stato portato in ospedale, le condizioni però sono precipitate in poco tempo e l'uomo è purtroppo morto. L'Arkansas fu investito da una forte ondata di calore. Attualmente, quindi tolgo quello è stato colpito da un forte, diciamo così, calore e le temperature sono superiori alla media, per questo l'uomo deve aver risentito del caldo, è stato preso da un colpo di calore e si è rivelato fatale. Petrus iniziò nella Charles High School, poi proseguì la propria esperienza in Arkansas. Nel 2010 era passato ai New York Giants, nel 2011 ebbe la sua stagione d'oro. In molte partite non aveva giocato come titolare, ma in quell'anno fu tra i protagonisti della vittoria sui New England Patriots. Un saluto caro a voi, cari utenti di YouTube, state attenti, anche un colpo di calore può essere fatale come è stato a Mitch Petrus. Mitch riposa in pace, amen.